Allora, sono Paolo Lanci, presidente del Centro Studi Enriquez, e ringrazio calorosamente la Regione Marche per averci offerto questa possibilità di presentare la 17ª edizione del Premio Nazionale. Volevo leggervi una piccola cosa che riguarda diciamo, Enriquez. Irruente, generoso trascinatore, lavoratore instancabile, ingegnoso progettista, artista eclettico, fantasioso artigiano. Queste le doti che possiamo riconoscere a Franco Enriquez, che gli attribuivano tutti coloro che con lui lavoravano nelle lunghe giornate, nelle affascinanti notti, cui nasceva l'evento teatrale. Ha lasciato il teatro improvvisamente 41 anni fa, a soli 52 anni, quel suo teatro che aveva tanto amato e sofferto. Ha lasciato una vita di rapporti umani realizzati con gioia e con slancio, ma possiamo pensare che al di là del mistero della morte, o addirittura dentro adesso, abbia saputo trovare la felicità di nuove scoperte, di sorprese spirituali alle quali era sempre aperto e disponibile. La scena drammatica, aperta quel 30 agosto del 1980, un cocchiere solido e operoso che sapeva condurre gli spettatori su strade di grande fascino, guida brillante, con tanta vistosità non meditata, che bastava per permettergli di cogliere e di offrire un tratto, un momento magico del teatro. Aiuto di Visconti e di Herbert Graff, aveva assillato da loro e da musicista Vittorio Gubi, al quale era legato la parentela acquisita, l'amore per il teatro. Vittorio Gubi è stato il fondatore del Maggio Musicale Fiorentino. L'amore per il teatro, dicevo, di prosa e musica e la capacità di tradurre messaggi in azioni di gusto eccellente, di bella rappresentazione, di piacevole, famosa incontro anche per il pubblico, più sprovveduto delle grandi platee popolari. Aveva ideato e realizzato la famosa Compagnia dei Quattro, uno dei pilastri del rinnovamento della scena italiana degli anni 50, con Glauco Mauri, lo scenografo Lelio Sabi e Valeria Morricone. Anch'essi scomparsi, ma vivi nel ricordo di tutti. Valeria fu la compagna di tutta la vita, di tutte le lotte. Franco e Valeria, due sfolgoranti carriere parallele sulla traballante, splendida e insostituibile dirigenza del Grande Teatro. Con lei fece gli spettacoli più belli, di maggior diletto per il pubblico. E ricordo solo una locandiera, di cui con Doni sarebbe stato contento, quella bisbetica donata dalle Lidere, che fu un giorno fu riallestita addirittura a Kiev, nel cuore dell'Ucraina. Il tutto sostenuto dall'entusiasmo di Enriquez, che nella difficoltà di trovare minerali, rese più arduo dall'ambiente straniero in cui si doveva operare, il suo solito istinto intravedeva il successo incontrastato che aveva avuto e che ottenne nell'imminente debutto al Teatro dei Cremini di Moscow. Dobbiamo ricordare per la cronaca che negli anni felici del dopoguerra, in cui tutto ricominciava da capo, il talento e non il nome apriva le porte del palcoscenico e di qualsiasi altra impresa artigianale. E non erano ancora arrivati gli anni dell'avanguardia, dei teatrini, delle cantine, in cui tutti potevano sperimentare, da cui è uscita la seconda generazione di scenografi e di registi. In quegli anni c'era una sola persona nel mondo dello spettacolo che non aveva pregiudizi, che non badava ai nomi, ma si basava più sul suo istinto di scopritore e riusciva a vincere ogni resistenza da parte di impresari e di direttori col suo fascino dirompente. Quell'uomo era il regista Franco Enriquez, che ha aperto le porte a mezzo teatro italiano per generosità, per intuizione, per divertimento, per sfida. Sono passati 41 anni dalla sua morte e guardando indietro mi si accorge di quanto il teatro degli anni 60 in poi mi sia debitore e quanto poco ancora oggi mi sia stato riconoscente. A questo proposito, la pubblicazione di questo nuovo volume che ho curato personalmente, Franco Enriquez e il teatro di Lucia, risulta essere un riconoscimento postumo che avvalora l'indiscusso talento di questo grande uomo di spettacolo. Il progetto che andiamo a presentare comprende diverse attività, tutte collegate tra loro, che hanno come fine quella di comunicare allo spettatore e al produttore delle iniziative, l'importanza della comunicazione teatrale e artistica. Il teatro, l'arte in genere, si concretizza nel momento del suo divenire. Nell'atto della creazione avviene la somma di una mobilità espressiva che viene acquisita in un percorso umano e artistico fatto di esperienze multiple. Il frutto di questo lavoro ci restituisce i tratti di una società consapevole del suo tempo e del grado di civiltà raggiunto.
In questa edizione del premio vogliamo raccogliere le migliori espressioni artistiche di uomini e comunicatori che riteniamo aderenti alla nostra filosofia. Vogliamo omaggiare il lascito culturale che Ripples con il suo teatro ha saputo regalarci. Il tema di quest'anno è il coraggio di ricominciare, il coraggio di sperimentare, il coraggio di cambiare, il coraggio delle donne, e tra la sinergia tra i diversi linguaggi presentati e la forza di questo premio, di questo progetto, mostre d'arte, performance live, teatro, musica, laboratorio, conferenze, presentazioni di libri, premio per la comunicazione artistica. Il centro studi Franco Enrico Sognano dedica la sua attenzione ai personaggi e agli elementi che nella stagione in modo particolare si mettono in rilievo, unendo alla qualità artistica e l'impegno civile, che è stata una specifica connotazione del regista a cui non mi sono abituati. Ogni anno un passo in più, dall'entrare nel teatro, in cima alla musica, alla danza, alla letteratura, hanno più volentieri esplorato il pianeta esistenziale della condizione umana rispetto alla contingenza dell'oggi ai temi civili. Questa è forse anche storicamente la vocazione più autentica di queste arti. E questo è un segno consolante della sua vitalità, è una prova di quanto sia necessario il teatro, soprattutto oggi, a causa della pandemia, alla luce di quanto è accaduto e di quanto sta ancora accadendo, delle sue ripercussioni sulle nostre scelte di vita e sulla limitazione delle nostre libertà. Queste riflessioni sono venute spontanee da parte della giuria nel passare in rassegna le scelte artistiche e i comportamenti di civiltà di molti di questi artisti. Quelli che quest'anno saranno premiati sono l'avanguardia nazionale ed internazionale, esemplificativa di una folta schiera, linfa, per fortuna inesauribile, di un mondo fatto da persone profonde e interiormente ricche di grandi valori. Grazie, allora io porto il saluto insieme ai consiglieri Mirko Bidori e Carlo Ciccioli per questo importante evento che anche quest'anno la Regione vuole sostenere. Adesso non c'è bisogno di riportare l'attenzione sulla figura di Enriquez perché è stata diciamo, in modo approfondito, sviscerata da chi mi ha preceduto, però ecco, è un appuntamento veramente importante che vogliamo sostenere anche quest'anno con entusiasmo e io penso che ecco, per chiedere a queste conferenze stampa in questo periodo per noi è un segnale di ripartenza, di rinascita per il nostro territorio, per la nostra regione Marche e quindi ecco, il premio Enriquez fa parte di questa moltitudine di eventi che sono disseminati la nostra regione che danno questo segnale concreto di partenza attraverso la cultura che la nostra bella regione insomma, inizia a ritornare alla normalità, inizia a ritornare alla relazione umana, inizia a tornare ad emozionarsi in presenza di questi spettacoli. Questo è fondamentale in questo momento dopo aver patito questo periodo di lungo isolamento. Invece ritorniamo ecco, alla relazione umana e la è l'espressione appunto della anche viene espressa maggiormente anche attraverso la cultura. Io volevo fare una riflessione intanto sulle figure che verranno premiate, perché tra le figure che verranno premiate c'è anche il premio alla memoria di Carla Bracci, che è una donna insomma che veramente ha dato tanto al mondo della danza, ma della cultura in generale. E in una delle sue ultime interviste contestava proprio la chiusura dei luoghi di cultura e dei luoghi di teatro, che abbiamo visto essere comunque luoghi sicuri, perché dai dati che abbiamo comunque ricevuto i contagi in questi luoghi non ci sono stati. E quindi voglio fare una piccola riflessione in merito al Green Pass che viene esteso ai luoghi della cultura. In questo caso il Green Pass a mio avviso deve esserci solamente se poi viene messo in relazione con l'aumento delle capienze, dei costi dei teatri, perché se il Green Pass è collegato al ristabilimento di una capienza naturale del teatro, allora ha un senso. Altrimenti io penso del Green Pass per accedere ai luoghi della cultura, musei e teatri, non lo vedo, perché ad oggi la capienza è al 50%.
successo, quindi c'è un distanziamento, quindi io in passo concepisco per far sì che i teatri magari vengano riempiti nella loro vocalità. Quindi ecco, questo è un messaggio che ti può aiutare, perché comunque io sono per la riapertura al 100%, mi va bene anche il Green Pass, però a queste condizioni. Poi nella fretta di agganciarmi alle parole dell'ultima intervista di Carla Tacci, invece voglio fare un altro appunto per il premio che sarà dato al Museo Mero, che è un'altra nostra eccellenza del nostro territorio, ma anche un punto di riferimento e un'eccellenza a livello nazionale. Quindi sono contenta che sia coinvolto il Museo Mero, perché comunque merita tutta l'attenzione del caso, perché sappiamo che poi la cultura è essere accessibile a tutti, e il Museo Mero è il titolo. Quindi grazie anche della presenza, e concludo così insomma con questo ringraziamento per l'intervento. Lascio la parola al consigliere Di Loro e poi a... Grazie all'assessore, e non vi voglio ripetere, perché chi mi ha preceduto, l'amico presidente Paolo Larici, del Centro Studi Franco Ripes, è molto attivo, è stato sempre attivo, impegnato con tanta passione. E quindi oggi poter fare questa conferenza stampa qua nella sede della Regione Marche con l'assessore e con l'amico Carlo Cicciori, quindi la Regione, sia un segno importante che noi diamo alla cultura, alle persone che si impegnano per la cultura e per quello che vogliono fare su questo territorio, nostro territorio. Siamo, come dicevamo, alla 17ª edizione del Premio Nazionale, sono stati premiati 350 artisti di livello internazionale, ad oggi credo Paolo, e tra cui diciamo, ci sono artisti importanti come Ferruccio Sorelli, l'Arlecchino, no? Con la maschera, diciamo, dopo Moretti ha fatto girare questa maschera di Arlecchino in tutto il mondo, tanto che è stato nominato ambasciatore dell'UNESCO, come Giulia Lazzarini, l'attrice, Ariel della Tempesta, sospesa su delle corde. Quindi artisti di fama internazionale, e grazie a Centro Ripes, grazie a Paolo Larici e i suoi collaboratori, ogni anno per 17 anni ha dato lustro, immagine alle Marche, alla Riviera del Toro, al Teatro Cortesi, come tanti teatri che abbiamo nelle Marche che sono straordinari, anche il Teatro Cortesi, seppur piccolino, ma veramente molto bello. Quindi invito ad andarci, invito e approfitto gli appassionati, quindi di questi artisti, di queste persone, di questi importanti artisti che saranno premiati, quindi ad andarci, ecco, a partecipare anche a tantissime iniziative che Paolo Larici, diciamo, ha messo in campo, diciamo, in questa stagione estiva che è in corso. Quindi ecco, sono felice e contento di essere qui con l'assessore, che la ringrazio, continuo a ringraziarla, perché ha dato veramente un'attenzione particolare a questa iniziativa, al Premio Nazionale Franco Ripes, che veramente credo che sia una delle poche, no, occasioni date. Purtroppo una delle poche in 17 anni, forse l'unica. Forse l'unica, quindi sono particolarmente felice. Grazie. Io brevemente dico questo: le cose importanti sono quelle che durano nel tempo, e questa è una cosa che dura nel tempo. Questo premio ha 17 anni, diciamo, si ricordava nel 2005 nato, ma a distanza di oltre 40 anni dalla morte del maestro Ripes, la memoria è molto viva, molto forte, e il ricordo che viene ripresentato di questa persona, che indubbiamente è stata importante per la cultura, non solo italiana, europea, nazionale, ma anche per la nostra Sirocco, dove lui è vissuto a periodi alterni, ovviamente, ma ci ha messo tanto impegno, tanta passione. La parola passione viene, sapete tutti, viene dal
l'antica sofferenza, la passione di Cristo, la sofferenza di Cristo. Lui metteva tanta passione, ma anche tanto sacrificio, tanto impegno, che coinvolgeva tanto. Questo è quello che è. E se questo, questa memoria, questo premio passa attraverso amministrazioni politiche, comunali, regionali diverse e rimane forte, significa che ha un valore forte. Quindi questo volevo sottolineare. Come sempre ci sarà la presenza soprattutto degli emergenti, dei giovani emergenti, perché questo il maestro Lindes, in questo devo ricordarlo, perché lì ero testimone, insomma ero ai miei allora giovane, però cercava di coinvolgere dei giovani talenti, valorizzare i giovani talenti. La sua prerogativa principale. Questo è un senso di sottolinearlo, credo che non. E questo è quello che vogliamo fare ulteriormente noi, cioè di non solo confermare, ma dare sempre più forza a questo premio, perché potrebbe diventare anche quello di contare, cioè abbiamo un assessore alla cultura, e la cultura che bisogna che riparta, la cultura dello spettacolo sono stati molto modificati dal Covid. Ma io dico anche che la regione, l'attrazione turistica della regione Marche può partire anche dallo spettacolo della cultura, noi l'abbiamo avuto nei secoli, dallo Sestero da 150 anni, alla Rida, a tutto il resto, e a Sirolo, il teatro Cortesi, che è un altro teatro antico, può essere uno delle aperture, spero, del teatro delle Cave, che probabilmente manutenzione chiuso, può ripartire veramente una forte spinta anche per l'attrazione culturale e turistica. Volevo anche aggiungere una cosa, cioè nel senso che all'interno di questa, di tutto questo premio, la cosa forse una delle più importanti è che noi riportiamo. Scusate, prego. Scusa, devo andare in aula per votare perché c'è un passaggio. Prego. Comunque si è visto un po' l'impegno al cuore. Grazie, grazie. La cosa più importante credo che siano le testimonianze. E noi abbiamo, che, diciamo ormai da molti anni facciamo questa cosa, cioè presentiamo dei video, che sono dei video delle Teche Rai, concessi chiaramente gentilmente da loro, ecco, per l'archivio del Centro Studi, e che noi rendiamo pubblici attraverso appunto delle proiezioni, cioè si può vedere chi era Franco Enrico, si può ascoltare, si possono ascoltare tutta una serie di interviste che vengono da Monaco, Firenze, dai vari luoghi, da Blindo, cioè dai vari luoghi dove lui metteva in scena in quegli anni, non so, o la Vitetica Romata per dire, o la Lucandiera, o il Rinoceronte di UNESCO, oppure altre rappresentazioni importanti. Lì si capisce, secondo me, questo grande lato popolatorio di Enriquez, ma anche questa grande personalità, questa grande presenza e questa stima che lui aveva da parte di grandi, diciamo, uomini di cultura, non solo italiani, ma internazionali. Cioè, Enriquez era ritenuto, come giusto che fosse, uno dei più grandi registi viventi di quell'epoca. Quindi non c'era un divario tra la figura di Franco o la figura di Giorgio Strehler, voglio dire, che erano due cose completamente differenti, cioè nel senso che Enriquez era un personaggio assolutamente fisico, cioè un regista che puntava tutto sull'azione, tutto sul colore, tutto sull'intimità scenica, e oltre gli ideali, che magari erano anche, voglio dire, intrinseche nella rappresentazione dell'opera che lui stava lavorando, ma che non era principale. Infatti cosa faceva? Veniva a Sirolo, in questo piccolo teatrino, dove non c'erano neanche le sedie, cioè la platea, non c'erano le sedie, erano delle sezioni di legno che stavano fuori nell'area praticamente dell'attuale locanda Rocco, e la gente di Sirolo veniva a vedere l'anteprima. L'anteprima che lui lasciava libera ai sirolesi, perché lui diceva che se la rappresentazione sarebbe piaciuta anche alla persona più umile, più semplice, quello spettacolo sarebbe riuscito. Credo che questo sia
come dire, emblematico per capire chi fosse culturalmente e anche filosoficamente Franco Enrico. Quindi aperto veramente a tutte le innovazioni, a tutte le possibilità. E lì appunto si può, in questi giorni, dal 1 al 30 di agosto, visitare questa mostra che c'è praticamente sul Teatro alle Cave, che è una mostra allestita molti anni fa, che rimane sempre ogni anno, c'è qualche cosa di nuovo, permanente, è un'installazione permanente che però diciamo si modifica nel tempo, per quello che chiaramente dove possiamo arrivare anche con le nostre poche economie. E quindi però facciamo questo sforzo sempre ogni anno e cerchiamo di dare questo messaggio attraverso appunto questi video, perché per esempio quest'anno ho restaurato, grazie a uno studio praticamente di recupero video della Toscana, due opere liriche, perché Franco Enriquez non è stato soltanto regista di prosa, ricordiamocelo, Franco Enriquez nasce come regista di opera lirica ed è uno, stato uno dei più grandi. Ricordiamoci, voglio dire, soprattutto che ha visto, voglio dire, nascere un esordiente proprio, cioè voglio dire, Riccardo Muti, che voglio dire in qualche maniera mi sembra che sia un nome non, no? Che può essere lasciato così trascorrere senza avere un certo peso, no? E poi è stato soprattutto anche uno di quei padri della televisione di allora, cioè degli anni del 54. Lui ha aperto le trasmissioni Rai con l'Osteria della Posta dei Goldoni ed è stato quindi il primo regista televisivo. Chiaramente si parlava allora dei famosi venerdì della prosa, si parlava, no, di teatro in televisione. Questo perché c'era un significato diverso rispetto a oggi e anche un linguaggio diverso rispetto a oggi. Ma Franco aveva intuito alcune cose molto importanti, cioè che la televisione sarebbe stato un mezzo assolutamente contemporaneo, assolutamente importante, sempre se utilizzato nella giusta maniera. Quindi anche lì aveva visto oltre. E poi non dimentichiamoci che dentro tutto questo c'è il suo teatro, il teatro dove lui ha vissuto. E sono più di 150 regie in circa 30 anni di vita, sono tantissimi. Ok. Non so se Michele Pecco deve intervenire. Sì, okay. Sì, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Mi sentite? Sì. Sì, sì. Io purtroppo non sono lì personalmente, come ha anticipato il maestro Apolarici, del premio, perché mi trovo in terra di Cilento, in provincia di Salerno, e in una sala proprio dove stiamo ultimando, diciamo, le ultime cose per una serie di concerti che terrò tra qui e il sud, la Sicilia e la Calabria, insomma, ecco, quindi mi spiace non essere con voi lì. E volevo ringraziare innanzitutto il maestro Paolo Larici e la commissione per questo, diciamo, questo premio che mi riempie davvero di orgoglio e di gioia, e per il prestigio e per l'importanza che ha, perché è intitolato a un grande uomo della cultura, un grande uomo del teatro, un uomo che è riuscito a mediare tra innovazione e tradizione, guardando avanti, guardando il futuro. E quando questo accade senza, diciamo così, creare nessun impatto negativo in chi riceve l'opera, allora vuol dire che siamo di fronte a un grande talento. Quindi grazie davvero, è un coronamento molto bello e molto prestigioso per la mia carriera, tanto più che mi viene anche dalla città di Sirolo, a me da sempre molto cara, e dalla regione Marche, che mi ha adottato e cresciuto veramente come un suo figlio prediletto. Quindi grazie veramente di cuore. E, che dire, noi siamo in una lenta ripresa. Io stesso adesso ovviamente comincerò a fare qualche concerto, e questo ci fa ben sperare, ci apre uno spiraglio su una ripartenza. E ripartenza che non potrebbe esserci
come ha sottolineato benissimo l'assessore Latini, senza la cultura, senza l'arte, intesa nel suo senso più generale, perché la cultura è la speranza, è ciò a cui possiamo veramente appigliarci per sperare in un momento migliore e in un futuro migliore. Quindi questo premio, devo dire, rappresenta perfettamente nella sua integrità tutto quello che l'arte, tutta l'importanza che l'arte e la cultura hanno nel nostro paese, ma soprattutto nel nostro tempo non sempre così facile. Quindi grazie davvero di cuore. Ok, nel frattempo è arrivata una domanda per lei, maestro, sì. Di Edoardo Danieli, di Corriere Adriatico. Una curiosità, scrive Danieli, il teatro di Enriquez per la televisione era specifico, cioè erano spettacoli fatti per la TV o era la trasposizione secca e semplice dello spettacolo teatrale? No, erano specifici televisivi, nel senso che Franco è stato uno dei primi che ha utilizzato le macchine da presa pensando a un'opera di teatro che avesse però, voglio dire, questo mezzo che doveva essere, voglio dire, fatto per la TV. Quindi chiaramente non era uno sceneggiato, ma era proprio uno spettacolo specifico. Cioè, per esempio, il rinoceronte di Ionesco, che fu fatto, voglio dire, in più riprese e anche più volte, lui lo fece proprio esclusivamente. Una volta era in Corso Sempione a Milano, la sede della RAI, dove venivano fatte tutte le opere di teatro e televisione. E quindi lì c'erano anche scenografi, attori, e nasceva tutto lì. Quindi era proprio una cosa specifica. Cioè, lo specifico televisivo probabilmente nasce con Franco Enriquez. E ricordo una cosa che diceva Giorgio Albertazzi, che è stato probabilmente la scoperta più grande di Enriquez, perché Albertazzi non voleva fare televisione. E voleva fare solo teatro. E Enriquez gli disse, tu hai un volto estremamente televisivo. E quindi secondo me, no, devi provare, devi tentare. E infatti cominciarono con Bobos, con altre opere di teatro in televisione, e fino ad arrivare al famoso Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ma il grande successo arrivò in quel momento, ma ci fu anche un Delitto e Castigo straordinario diretto da Enriquez, ci furono tantissime altre opere dove Albertazzi, prima di quel momento, aveva espresso questo suo grande senso, voglio dire, del televisivo. E Franco anche lì aveva visto giusto. Quindi lui diceva, Albertazzi, probabilmente è stato di tutti i registi televisivi il più bravo, tecnicamente anche il più bravo. Ok, sempre Danieli, un'altra domanda per lei, dice cosa pensa della proposta del ministro Franceschini per la Netflix della cultura? Ma io devo dire che secondo me c'è stato un atteggiamento, secondo me, in questi anni nei confronti della cultura teatrale estremamente violenta, posso dirlo, anche, ma non solo in questo momento di pandemia, l'abbiamo vissuto proprio sulla nostra pelle, ma anche in precedenza. Cioè, io credo che il teatro sia una delle forme più alte, e se noi togliamo al pubblico la possibilità di vivere anche, voglio dire, diciamo, nei luoghi di teatro, nel teatro, voglio dire, quel luogo diciamo di spettacolo, quel luogo deputato, prescelto, noi abbiamo 100 teatri in questa regione, quindi noi siamo i testimoni numero uno, secondo me, di quello che il teatro culturalmente ha significato. Il teatro non è soltanto, è anche l'edificio. Ricordatevi che questi teatri erano teatri condominiali. Cioè, cosa significa? Significa che prima di essere acquisiti dalle varie amministrazioni comunali, sono succedute magari negli anni 50, 60, eccetera, erano teatri dove i privati pagavano la costruzione del teatro. E questa è una cosa importantissima, vuol dire, Cirolo un esempio, Cirolo
negli anni in cui fu fatto, 1870 con l'inaugurazione, 1830-40 all'inizio dei lavori, il sindaco di allora, di cui adesso non ricordo il nome, aveva posto un quesito ai sinolesi: volete il teatro o volete la strada per il mare? I sinolesi risposero il teatro, cioè a testimonianza che questo luogo era il luogo di incontro, era il luogo dove in qualche maniera ci si riconosceva. Questo è importantissimo, perché è questo secondo me che è venuto a mancare in questo momento, in questo, secondo me, in questo vuoto lasciato dalla pandemia. Il teatro e tutte le forme d'arte hanno subito, ricordatevi, come nel 1530, quando William Shakespeare scriveva la bisbettica romata, la famosa bisbettica romata di cui abbiamo parlato anche prima, c'era in atto una pandemia a Londra, cioè una pestilenza. E cosa fecero gli amministratori di Londra? La prima cosa che fecero fu quella di chiudere i teatri. Quindi è un ritorno al passato, ancora una volta, dove praticamente la cultura viene penalizzata. E io credo che su questo aspetto bisogna riflettere, perché una ripartenza è fondamentale, ma bisogna che ci sia soprattutto alla base di questa ripartenza, secondo me, una presa di coscienza di quello che è oggi la comunicazione, dove stiamo andando, verso che cosa si sta andando. Il rapporto di uno spettacolo dal vivo rispetto a uno spettacolo registrato, a uno spettacolo visto, voglio dire, è totalmente diverso. C'è una cosa che non esiste, cioè lo spettacolo dal vivo è una cosa unica, ogni sera diverso, ogni sera irripetibile. E quindi secondo me tutto quello che ci sta dietro, tutto il mondo delle maestranze, scenografi, macchinisti, illuminotecnici, tutto questo è un mondo che non può perdersi, perché e questo è il rischio, è un rischio fortissimo secondo me in cui stiamo andando. Quindi credo che prima di tutto bisogna fare analisi di questo aspetto, che secondo me non è stato approfondito bene, non si è capito bene. Si guarda al posto di lavoro, ma secondo me non è più la questione del posto di lavoro, è un'etica che è stata persa, o che si sta perdendo. E una volta che si è persa, ricordatevi che non si ritorna più indietro, cioè nel senso che da quel teatro antico, quel teatro greco, il Ceneo, eccetera, che porta poi le sfocia fino al grande teatro greco e al teatro romano, non ci si è arrivati allora così, e non si possono perdere 2000 anni di storia, perché, voglio dire, si è dato forza e coraggio alla paura, capito? Io questo mi intendo. Secondo me, ecco perché il tema di quest'anno è il coraggio di vedere dentro le cose fino in fondo. E secondo me questo è un momento di incontro che dovremmo fare a alto livello, secondo me, nel senso che bisogna cercare di capire che cosa la cultura deve comunicare. Deve comunicare un messaggio diverso da quello che secondo me ha comunicato fino ad ora. Cioè, mi sembra che sia assolutamente questo il punto di partenza. Poi dopo tutto il resto può avere mille voci, mille altre, no, altri rivoli che possono essere percorsi, eccetera. Però questo è importante. Da quello che ho visto ad oggi non c'è nessuna certezza per il mondo del teatro. Non la vedo, io non so se voi me la fate vedere, io sono contento, ma non la vedo, io non vedo né per il mondo del teatro. Ricordatevi che il premio Rigo, questo magari mi sono dimenticato di dirlo, ma è molto importante, è un premio per il teatro, per l'arte, per la comunicazione e tutta la comunicazione musicale, la letteratura e tutta la comunicazione musicale e artistica, quindi è un premio che tocca tanti aspetti, tantissimi. Infatti quest'anno il premio, diciamo che non premia soltanto, ecco, in questo caso Michele, ma premia anche, per dire, Irene Celle, cioè voglio dire, una soprano bravissima, 30 anni, con una voce straordinaria, voglio dire, premia, va a toccare tanti punti, premia anche, soprattutto, queste realtà come il Museo Mero, come, voglio dire, questo lo ha fatto anche negli anni precedenti attraverso il Museo Luzzatti, no? Che poi ha chiuso chiaramente, poi adesso stanno cercando di riaprirlo. Una volta a Genova c'era
questo museo che era sede del Palazzo della Lamberta, che era stato dedicato alle sue grandi maestre. Purtroppo tutto questo ha sempre dei grandi impedimenti. Cioè tutto quello che è cultura trova sempre delle grandi difficoltà. E questo è un problema storico, è atavico purtroppo, è atavico. Per cui bisogna cercare un po' di porre, cioè, perché io non credo, no, che si possa dire che fare cultura significa elargire contributi a destra e a sinistra. Fare cultura significa, secondo me, credere in un progetto generale. Il progetto generale è quello di fare cultura. E fare cultura deve essere una cosa prioritaria. Dopodiché c'è chi la fa in un certo modo, c'è chi la fa in un altro modo. Ognuno ha le sue strade. E allora io dico che questo è il lavoro che c'è da fare. Cioè cercare di capire qual è il canale che unisce tutte queste forze. Oggi più che mai. Bene. Ah, c'è... Prego, Michele. Michele, non ti sentiamo. Ecco. Ok. Volevo aggiungere, Paolo, tra l'altro, che la grande tradizione, no, del teatro vinculato attraverso la televisione, proprio iniziata dal maestro Vickers, poi si è persa un po' nel tempo e negli anni. È venuta a mancare effettivamente, se non per quello che è stato fatto precedentemente, che ogni tanto la stessa Rai ripropone sui suoi canali, diciamo, secondari, ecco, per intenderci. Sarebbe una cosa anche questa, a mio avviso, da riscoprire e da riprendere anche per il teatro odierno. Se non ci sono altre domande, terminiamo qui. Grazie a tutti per la partecipazione. E buon festival. Grazie.